Vorrei parlarvi di una cosa, che è il concetto del dono, è il concetto del dono, il senso del dono. Questa è una cosa, è la prima volta che mi trovo con un gruppo di persone qui e vorrei comunicarvi questo pensiero, il senso del dono. Ci riflettevo su questa cosa per poco. Il dono non è quella cosa che non va pagata, il dono è quella cosa che non si può pagare. Che significa? Siamo qui in un festival, si parla di letteratura, si parla di musica. Quando è che uno ha l'impressione di incontrare qualcosa di importante? Anche in un libro, per esempio, un libro, una poesia, una canzone, un film. Quando hai l'impressione di ricevere da questa cosa qualcosa in dono, che va al di là del prezzo che tu hai pagato, e va molto al di là. Ma a volte succede che un artista ti dia l'impressione, anche se tu hai pagato 100 euro per vederlo, 20, 30, 40, hai l'impressione che quello che lui in quel momento ti ha dato è un piccolo regalo che non apprezzi. Questa cosa avviene anche con un libro, a me succede spesso, e avviene anche con le persone, no? Allora, nella nostra epoca dove giustamente ogni cosa si paga, e su questo non c'è niente, questo, quello che voglio dire è che non è sbagliato pagare le cose, ma è interessante andare a cercare quali sono le cose che noi paghiamo ma che riescono ad avere un valore inestimabile rispetto a quello che noi riceviamo. E credo che noi siamo qui per questo in qualche modo, no? Perché abbiamo messo benzina nella nostra macchina per venire qui, abbiamo fatto un giro, però che cosa stiamo cercando? Stiamo cercando qualcosa che non si può comprare, stiamo cercando un dono, stiamo cercando qualcuno che ci regali qualcosa. Allora, in questo senso, volevo passarvi questa cosa, perché sono giorni che ci sto pensando, no?